Allora, siamo qui oggi alla Chiesa Maria Santissima della Misericordia per presentare una nuova mappa di Termini Imerese. Infatti l'anno scorso ne è stata già realizzata un'altra. Questa, diciamo, ha un carattere un po' più spiritoso. Cosa ne pensa, Presidente? Ne penso bene sicuramente perché è un'iniziativa lodevole. L'idea di mettere dei fumetti che rallegrano la mappa di Termini è sicuramente pregevole. E per quanto riguarda invece tutti gli sponsor che hanno aderito, a loro vanno fatti pure i complimenti perché in questo momento spero che sia per loro come dire, un trampolino per il rilancio delle loro attività economiche e quindi speriamo che questa mappa possa portargli quei benefici che tutti ci auspichiamo. Consigliere comunale Alberto Cilfone, che te ne sembra di questa mappa? Mi sembra, già ho fatto i complimenti alla dottoressa Algeri che ha in un certo senso messo su carta la cartina perché penso che sia, come diceva il presidente, un ottimo volano per far conoscere maggiormente la nostra Termini, perché da sempre Termini è mancato quelle che sono tutti gli strumenti per attrarre il turismo a Termini. Io penso che questa splendida idea possa contribuire a tutto questo, sperando di portare più gente possibile a Termini e poi farla innamorare delle nostre innumerevoli risorse. Presidente Stefano Vitale, sicuramente noi viviamo un periodo particolare, ormai purtroppo se ne parla da troppo tempo, quindi anche questo può contribuire, anche questa mappa, a un rilancio turistico-culturale della città. Ma sì, sicuramente, perché io ho fatto i complimenti, insomma, in maniera sottintesa alla dottoressa Algeri perché veramente il tocco di qualità in questa mappa si vede, però i primi complimenti, se ricordate poco fa, li ho fatti agli imprenditori locali che hanno investito su questa iniziativa. Sono loro che meritano fiducia in questo momento, sono gli imprenditori locali che vanno, come dire, premiati, ecco, e che va riconosciuta a loro la bontà di questa iniziativa, il coraggio di averla fatta, questa e altre, e a loro va dato quel pizzico di slancio che serve per il rilancio dell'economia locale. Allora, Letizia Algeri, Rosana Fontana e qui abbiamo anche Dario Lobono hanno materialmente contribuito alla realizzazione di questa mappa. Letizia con i suoi fumetti, parlaci appunto di questi fumetti. Mi è stato chiesto uno stile che fosse ironico, anche molto sintetico, secondo me perfetto per questa mappa perché appunto estivo, perfetto anche per la stagione estiva, mi sono molto divertita, è stata per me anche un'esperienza nuova disegnare una mappa e anche scoprire che alla fine Termini Imerese, insomma, ha tantissimi luoghi da mostrare e da fare conoscere. Tu hai fatto proprio una scuola particolare. Io ho frequentato la scuola del fumetto a Palermo, è durata 3 anni, e, insomma, mi ha proprio avvicinata a questa professione che è quella della disegnatrice e fumettista. Invece Rossana ha curato l'aspetto linguistico perché essendo insegnante di lingue, ha fatto le traduzioni in tedesco e in inglese. Sì, un modo per arrivare anche ai turisti stranieri, per permettere loro di venire a conoscenza dei tesori della nostra città. È un'occasione questa per poter lanciare Termini anche da un punto di vista turistico, visto che finora si è sempre pensato alla città come un polo industriale. In realtà abbiamo molte risorse e potremmo anche raggiungere altri traguardi in questo settore. Dario, già era stata realizzata una mappa circa un anno fa. Siamo alla Questa è seconda più, edizione. appunto, è anche arricchita di Certo, appunto. normale, ci dobbiamo migliorare. Ovviamente ci auguriamo che ne facciate delle altre. Diciamo, l'idea, effettivamente, forse a Termini addirittura mancava una mappa di Termini, o no? Sì, veramente cioè, parlando in giro per la piazza con chi che magari è più grande di me, mi hanno riferito che è stata fatta una mappa, non so se nel 78 o nel 79. Da allora era praticamente scomparsa questo mezzo di comunicazione. Sia ai termitani sia ai turisti che praticamente vengono a Termini per fruire, diciamo, di queste nostre bellezze che nessuno conosce. Come ripeto, siamo alla seconda edizione,
Speriamo di averne tante altre, perché è stata una bella esperienza, lo è sempre, perché già... Ricordiamoci sempre il patrocinio del Comune. Adesso volevo ringraziare tutta l'amministrazione comunale che ci ha dato il patrocinio e la possibilità di utilizzare questa mappa ufficialmente del Comune di Termini Imerese. Poi volevo ringraziare anche tutti quelli che hanno dato il patrocinio a livello istituzionale, l'assessorato regionale territorio ambiente, volevo ringraziare l'ATO, volevo ringraziare i Mera Sviluppo, poi c'era la Fondazione Targa Florio, poi abbiamo la Proloco e il Parco delle Madonie che ci ha dato il patrocinio, diciamo, istituzionale a questa nostra casa. Un bel po' di gente ci crede, insomma. Un bel po' di gente ci crede, però io voglio dare un ringraziamento particolare a tutti i commercianti che hanno creduto a questo nostro progetto, perché grazie a loro è stato possibile realizzarlo, perché diciamo che i fondi li hanno... come ben sappiamo, gli sponsor e il sostegno economico a questa iniziativa.